festival c'ha proprio rotoli, ma per fortuna c'è San Gimmi che ti dà, perché San Gimmi è San Gimmi. Godo. 17esimo anno della kermesse di San Gimmi. Cioè, 17 anni che facciamo sto festival merdoso. Un anno solo l'abbiamo saltato per colpa di tre stronzi, ma non stiamo a fare noi. Quei bastardi traditori. Traditori, pugnalatori nella schiena. No, c'è una qualità enorme. Usciamo con la compilation domani, quella vera, ragazzi. Compilation su iTunes e Google Play. Scommetto sulla tua etichetta, eh? No, sull'etichetta che è apposta per queste cose, la Stupidisco. La Stupidisco. Un'etichetta che abbiamo creato apposta. Cos'è per la Stupidisco? La Stupidisco Records è una neonata etichetta che serve per queste. C'è uscito anche Babbo Natale, un merda. Ma no, ma cos'è la Stupidisco? Stupidisco. Warner, Sony, Stupidisco. Stupidisco, tutte le edizioni anche là. Universal, la senti che nomi, Stupidisco. Funziona anche in inglese, è Stupidisco. Stupidisco, una merda. Una roba. Geniale, ma funziona in tutte le lingue. Comunque del mondo. Tu ti fai il fenomeno e c'hai 30 voti quanto godo. Deve ancora andare in onda. Ma guarda, Di Paolo c'ha 2000 voti. Ma non perché ancora... lui c'ha i coreani? C'ha i coreani. Ma va. Comunque, attenzione, tra i big quest'anno tornano i Depeche dopo, cos'è, 5 anni di assenza. Sì, purtroppo sì. Siete mancati molto, devo dire. I Depeche Mode sono in video, infatti si sono ritirati per quello, hanno detto ormai ci sono i Depeche. Dai Gun ha avuto un altro infarto per quel modo. Tra l'altro è una canzone che riguarda moltissimo da vicino alcuni elementi di questo programma. Tutti. Invecchiare male, Pippo Palmieri per esempio è il classico, che sembra un ragazzino ma un giorno si sveglierà e gli cadrà tutto il corpo nel letto, sto bastardo infarto. Ma per il momento non sta succedendo. Dentro sei una merda, ricorda. Quando andiamo a fare le serate, prima di salire in console, prende la pillola per la pressione, un po' mi fa effetto. C'è qualcuno che lo fa per ragazzi, stiamo veramente invecchiando male. La tua sorella. E questo è il titolo della nuova canzone dei Depeche. Di ipertensione, Cookie Dent, Cantieri, ascoltiamo adesso Invecchiare male. Dirige il maestro Girello Catetere, cantano i Depeche. Grazie. Polvere sui mobili. Vetri sporchi, vestito sempre uguale, odi i giovani, hai il culo piatto. Contare i capelli bianchi, sentirsi sempre stanchi, fare fatica a respirare, portando la spesa in cima alle scale. Alzarsi con la sciatica, la prostata più grossa di una bufala. Scassare il cazzo ai giovani, coi vecchi tempi e i vecchi film. E per riuscire a leggere, mettere gli occhiali bifocali. Tenere in tasca il Voltaren, il Gaviscon, incasinarsi con le ton. Invecchiare male, prendere il Cialis per copulare. Invecchiare male, complicazioni, mani di schieni. Invecchiare male, mangiare verdure e tempi al sole. Riescono le palle che ti affrosciano lo scroto, dover fare più moto, parlare di politica, bocciofila, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Invecchiare male, disattenzioni, calcoli ai reni. Invecchiare male, più progressioni a scorreggiare. Invecchiare male, essere ansiosi.
schifo. Ma perché il finale comunque, così? Comunque i Depeche musicalmente danno sempre tanto a questo festival. Sì, ma è strano che non abbiamo fatto la giuria. Perché è vero. La giuria, beh, io in teoria una giuria ce l'avrei, cioè Orticaria e Pierluigi Pecora che sono sotto viva, la radio. Viva, perché, allora io te lo ricordo e lo dico a tutti qua davanti a tutto il mondo, io, Pierluigi Pecora e Manlio Cassarà conquisteremo il pianeta Terra. Sì, io e lo scoprirete mai però. Ma che cazzo ce ne frega, siamo oltre il sesso. Stai veramente invecchiando male, fai i discorsi di Leone. Mazzo, andiamo io e te e tua madre. Non mi dare Leone che stamattina ci è rimasto male. Perché scusa? Perché è entrato in ufficio, non l'hai cagato. Ma no, gli ho detto Leo, sto montando una scenetta, molla. È stato in piedi a fissarti sulla porta 40 minuti. Cioè, c'erano i romani che avevano la tentazione di coprirlo con un cartone per non offenderci. Era talmente immobile come una statua, cazzo. Piccolino. È come gli animali domestici quando magari fanno una marachella che aspettano il primo pasto. Sì. Ti ha guardato in un angolo, si leccava sotto l'ascella e non ha fatto niente. Aspettava questo ciuffo di miglio. Ma lui poverino, mi fa tenerezza. Ormai morirà. Sì, ci siamo. Ha iniziato a dirmi ulcere. Sì, ulcere, c'ha la faccia da morto ormai. Sì. Tra l'altro, sai che mio nonno aveva delle foto di quando aveva fatto la seconda guerra mondiale, no? Delle e foto c'era Leone che bombardava. No! Quando ha fatto delle foto dei cadaveri, il cadavere sai che si gonfia, no? Prima. Lui è già in quella fase lì. Sembrava Platinette. No. ha già cambiato suoneria, questa. Tu sei ingiusto perché Ma ragazzi, ma quando sarà quel momento non sarà lui ad andare dentro la cassa. È il ciclo della vita. Ma la cassa andare dentro di lui. Cioè apriranno lui e metteranno la cassa. Poverino. Però ha vinto cos'è? Uomo orribile delle Iene, cazzo, vedi? Wow. E beh, tutto orgoglioso anche. Ne prendono di materiale le Iene da questo programma. Oh, ragazzi, un favore vi chiedo, amici delle Iene, un po' di promozione al film dello zoo, per favore. A me è tutto, però. Oh, parenti, vuoi mica che ti facciamo una fidelity card? Così quando prendi qualcosa dal programma accumuli punti, no? Oh, ma è così da sempre. 17 anni che vengono col carrello, fanno la spesa, ma mai una citazione, una roba. On Air, il 31 marzo al cinema. Allora, non è il film dello zoo, no. Non è il film sulla mia vita, è la storia, hanno preso la mia storia, che è la storia di un ragazzo qualunque, uno sfigato di merda, che credeva in qualcosa, ci ha creduto fino alla morte contro tutti e tutti. On Air, il messaggio sociale. Vabbè, ma se sei tentennante. On Air, il film... Chuck, seconda. Vai. On Air, il film promosso malamente da me alla radio, che narra la storia di un successo, perché chiunque ce la può fare, basta crederci. E poi c'è anche la figa. Io sono sicuro che gente tipo Antonio Ricci, parenti, che sono persone che hanno dato tanto al mondo dello spettacolo, sono persone più che predisposte a promuovere un film che dà un grande messaggio sociale. Sono andato da Alvin, gli ho detto: ah, Alvin, fai due passaggi. Già, verissimo. È partito per l'isola. No, ma ha detto, no, sai, noi facciamo solo Robert De Niro. Madonna, così ti ha risposto Alvin. Sì. È la persona più low profile del mondo. No, e dietro c'era De Niro che faceva. È vero. Ha detto, oh, sai, ogni mio servizio fa 3 milioni di persone, puoi capire. Gli ho detto, ma c'ho Giancarlo Giannini nel film. Non ti può aver risposto. Te lo giuro, non è questo. Giancarlo Giannini, Ricky Tognazzi, non riesco neanche a dirlo. No, ma lui si fa chiamare Tonazzi da un po' di tempo, da quando ha fatto lei. Chiara Francini, poi c'è quello che, come si chiama? Che mi fa ammazzare da ridere quello che Paolo Nois, fortissimo. No, Piera, il panettiere. Chiodaroli. Chiodaroli. Non mi ricordo un cazzo, io lo sai che sono malato di no, Alvin non ti può aver risposto. Te lo giuro, gli ho detto, dai Alvin, fammi sta cortesia. Alvin come minimo ti ha offerto una bottiglia di champagne. No. Perché è una persona di una gentilezza. Ma è gentilissimo, però mi ha guardato con questo fare superiore, mi ha detto, sai, noi facciamo solo gente da Robert De Niro ma in su. Ma non è vero. Ma ti stavo pigliando per il culo. Ma no, te lo giuro. Cazzo di... Io ho detto, vabbè, ti porto Giancarlo Giannini, l'abbiamo già fatto. Già scopato, l'ho fatto quando era adolescente. Quando era agli inizi. Dammi la base giusta, Pippo, per favore. È molto triste perché io faccio una previsione. Voi sapete che anche in questo caso gli unici che potranno far sì che questo film abbia successo siete voi, ascoltatori dello zoo. Sì. Perché non ci aiuterà mai nessuno. Ci avranno sempre una scusa: no, guarda, sono impegnato. No, guarda, c'ho il palinsesto pieno. No, guarda, purtroppo sei antipatico al direttore. No, purtroppo hai detto quella roba sulla direttrice. Signore, no, in casa. Quindi capisci, ascoltatore dello zoo di 105, soltanto grazie a te, al tuo passaparola, noi potremmo farcela. Sì. E Davide Simon Mazzoli dividerà gli incassi con te perché. Lui.
nessuno pignorerà la macchina di Marco Mazzoli. Non ce l'ho la macchina. Appunto. Quindi non trovandola in garage. E ricordati, se hai uno spiccio che ti balla in tasca, no, no, e ci vedi, così è troppo. Vai al cinema, sì, cerca di. Ma, no, ma ci dovete far promozione alternativa. Lo zoo è diventato famoso grazie al passaparola degli ascoltatori, che nessuno ha mai fatto campagne o robe, no? Ciao, sono Alessandro Bergonzoni, vabbè, e sono in bianco e nero. Raccogli anche tu, quanto costa il cinema? 7,50 euro per il film. Vero, no? No. No. Ciao, sono Paul Newman, non sono morto. Parlo italiano e sono qui a 105. È troppo così, secondo me. Ciao, sono gli Stadio. Grazie ai voti abbiamo, tutti insieme, abbiamo vinto Sanremo. Ma anche no, tu puoi. No, 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 è troppo. Vabbè, pensateci voi, tanto sapete come fare. Fate dei video, andate in giro a promuoverlo, come ha fatto un ascoltatore bravissimo, adesso non ricordo il nome, ma bravissimo. Ricky Tognazzi. No, no. È stato veramente. Mi sono finito di strapparti i pantaloni. Stai strappando i pantaloni dal nervoso. Mi sto strappando. Che cazzo stai facendo? Ti sei strappato l'etichetta dei pantaloni mentre parlavi. Fastidio. Ma perché? Che cazzo stai facendo? Ti dà fastidio. Oh. Va bene, proseguiamo con qualcosa di divertente. È corto, è corto. Sì, il crash test. Ragazzi, ritorna il mio sostituto, ritorna il grande Pez, signori. Lui è il futuro dello zoo, altro che cazzi, andiamo.